La Puglia nel pallone, buonasera, buon giovedì sera, ben ritrovati a questo appuntamento per parlare di Serie D, per parlare di eccellenza, per parlare del calcio che più ci piace. Come sempre, il mio compagno di viaggio Vito Di Noi, che vado subito a salutare e a ripresentarvi. Ciao Vito, buonasera. Ciao Giuseppe, buonasera. Allora Vito, tra un po' parleremo anche di mercato, anzi siccome oggi stravolgiamo completamente la scaletta, partiamo dall'eccellenza perché avremo tra poco, tra un paio di minuti circa, la presidentessa del Matino, Cristina Costantino, tra l'altro amica di questa trasmissione della Puglia nel pallone di Canale 85. Mi dai prima le ultime di mercato, di Serie D, di eccellenza, tutto quello che vuoi e poi chiamiamo la presidentessa? Guarda Giuseppe, oggi a Molfetta è arrivata un'ufficialità importante, quella di Giuseppe Lacarra, che quindi è il nuovo attaccante della formazione biancorossa. Un'operazione che fondamentalmente affonda le sue radici già da oltre una settimana, quando l'atleta barese ha lasciato la corte di De Luca a Brindisi, laddove è in atto una vera e propria rivoluzione tecnica, anche se in tutta onestà i nuovi arrivi non mi sembrano all'altezza di quelle che sono state di quelli che sono stati gli addi finora. A Brindisi hanno salutato fondamentalmente certo. A saluto del reparto offensivo Cerone, Palazzo, Lacarra, probabilmente andranno via anche Clemente. Insomma, la situazione a Brindisi non è particolarmente rosea, hanno avuto anche un punto di penalizzazione per la vicenda Montaldi, Da un ufficializzare punto di comunque Vito, Sì, però dovrebbero appunto arriverà, avere... ma non è comunque ufficiale. Arriverà, però ecco, per quanto riguarda le tue operazioni, il Casarano si è rifatto sotto per Longo, trequartista tuttofare del Lavello, era già stato vicino a Casarano in estate, il Lavello lo reputa incedibile, anche la team Altamura reputa incedibile il suo gioiello Carlos Biason, inseguito da mezza Serie D, Bitonto soprattutto, ma anche il Taranto qualche sondaggio in merito l'ha fatto. Bene, eccellenza, l'eccellenza che rimane ferma, noi sentiamo tra poco la presidentessa della Virtus Matino, Cristina Costantino. Beh, che dire sull'eccellenza, proprio per introdurvi all'argomento, è un campionato che si è fermato ormai da diverse settimane, che rimane, ai noi, fermo e col quale prima o poi bisognerà anche fare i conti con questo stop al campionato, uno stop che ormai è diventato quasi prolungato, cioè, o meglio, è stato prolungato, uno stop che va avanti nel tempo, uno stop che ormai ci vede, ai noi, raccontare dei calciatori che non giocano da oltre un mese, un po' di più probabilmente, di un campionato che si è interrotto. Si dovrebbe giocare solo il girone d'andata, credo di poter comunque sentire Vito Di Noi, giusto Vito, solo il girone d'andata? Guarda Giuseppe, la LND Puglia si è assunta una responsabilità importante con un comunicato ufficiale in cui si dice che il calendario per il momento non subirà delle variazioni, quindi si lascia intendere che l'eccellenza, la promozione, comunque tutti i tornei affiliati al comitato pugliese disputeranno sia andata che ritorno. Ora la vedo abbastanza improbabile, secondo me fino alla fine si disputerà soltanto il girone d'andata e poi la post season, playoff e playout, perché l'unica soluzione per salvaguardare il campionato non è pensabile che in eccellenza ad esempio si giochino altre 22 partite, 44 perché abbiamo due gironi in eccellenza, ci sono dei recuperi, secondo me il girone d'andata in questa stagione è più che sufficiente. Poi è chiaro che tutto dipenderà dall'andamento del virus, però se si riprenderà davvero il 7 febbraio, io penso che in oltre 3 mesi, con il rischio di rinvii e quant'altro, comunque si possa regolarmente disputare il girone d'andata e garantire un minimo di oggettività a una stagione comunque assolutamente falsata. Sì, io vedo che non riusciamo ad avere la presidentessa della Virtus Matino, e comunque proviamo a richiamare subito in maniera da poter provare a interagire con lei. Magari anche Vito, se vuoi mandarle tu un messaggio in maniera da poterla avere subito. Virtus Matino, che era una delle squadre che più stavano lottando, più stavano facendo bene anche del girone B di eccellenza, quest'anno nuovo format per l'eccellenza, diviso in girone A
e girone B, nuovo format, ma ne avevamo già parlato diffusamente con Vito in precedenza, nelle scorse puntate, nuovo format che probabilmente, visti i criteri di retrocessioni e promozioni, rimarrà invariato anche nel corso delle prossime stagioni, o meglio, quantomeno della prossima stagione, ma perché chiaramente altrimenti si dovrebbe passare a una riforma come quella che fu fatta ormai tanti anni fa, diversi anni fa, con la C, con una serie di retrocessioni a valanga, praticamente, probabilmente non è proprio questo il caso, considerando anche l'annata così strana e la stagione così particolare. Vedo e credo che o meglio, avremo tra pochissimo la presidentessa della Virtus Matino, Cristina Costantino, con cui potremo anche interagire. Non so, credo che ce l'abbiamo, perché non vedo più il collegamento in realtà. Quindi probabilmente È collegata, però ce sta l'abbiamo, girando la telecamera. ce l'abbiamo, quindi ce l'avremo tra pochissimo. E, insomma, campionato fermo, un campionato fermo col quale inevitabilmente dovremo fare poi i conti quando capiremo quando effettivamente si potrà riprendere. Si parla di gennaio, ma chiaramente non è poi nemmeno così scontato. Ce l'abbiamo la presidentessa? Giuseppe, no, cioè è collegata, però Non, questa non, c'è, non, chiamata abbiamo, non abbiamo quindi, forse sì, ma deve girare la telecamera. l'abbiamo recuperata adesso, perfetto, benissimo. Buonasera alla presidentessa della Virtus Matino, Cristina Costantino. Forse presidentessa dovrebbe sistemare la camera, mi dicono dalla regia. Che prima la vedevamo Ok, bene. ci siamo. Perfetto, adesso la vediamo. Buonasera presidentessa, bentornata su Canale 85. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, quanto è difficile navigare a vista, non sapere nemmeno quando si riparte? Mi sentite? Perché io vi sento a tratti. Sì, presidentessa, ci sente? Adesso sì. Perfetto, dicevo, quanto è difficile navigare a vista, non sapere quando davvero si potrà ripartire e si potrà tornare a giocare? Difficilissimo, non c'è nulla, siamo in attesa degli eventi, per cui si cerca di, diciamo così, di rimanere pronti e nel momento in cui ci sarà la chiamata cercheremo diciamo così, di essere al massimo, ma questo ovviamente è tutto un punto interrogativo. Vito. Presidente, buonasera, non so se mi sente, spero di sì. Ok, buonasera. Le vorrei chiedere quali sono in questo momento i rapporti tra la società, lei in particolare, staff tecnico e squadra? Suppongo che vi sentiate quotidianamente, ma certezze sulla ripresa, come diceva, non ce ne sono. Guardi, noi ci sentiamo soprattutto con il mister, quasi tutti i giorni, il preparatore atletico altrettanto, che fremono, diciamo così, da questo punto di vista, e anche con il nostro direttore sportivo, Gianni Inguscio, col quale, diciamo, in questo momento è molto più, diciamo, attivo, no? Perché comunque si sta facendo mercato con l'ipotesi eventualmente di ricominciare. Si cerca di migliorare laddove magari nella prima parte di campionato non è stato possibile fare benissimo, e quindi in questo mercato, chiamiamolo così, di riparazione che tendenzialmente è stato aperto il 1° dicembre e chiuderà a febbraio, noi cerchiamo comunque di far bene il nostro con una programmazione che abbiamo già deciso come fare, come muoverci e quale pedina eventualmente andare, diciamo così, a sostituire. Questo tutto con la possibilità di poter ricominciare quanto prima, non si sa quando. Se non si dovesse ricominciare, addio, abbiamo lavorato così. Vito, un'altra domanda per la presidentessa, così la Sì, liberiamo, che so che aveva un impegno. Prego.
La vostra Virtus Matino, insomma, è una squadra composta soprattutto da calciatori argentini, ce ne sono diversi in rosa. Lavorerete anche in merito per garantire quantomeno un po' di oggettività, nel senso che comunque ci sono delle spese importanti da sostenere in questo periodo e sicuramente avere tanti calciatori stranieri in rosa, detto argentini per via dei tanti argentini presenti, è comunque una spesa importante per una società comunque di eccellenza. Sicuramente i costi di vitto alloggio, avendo diciamo così degli argentini, sono superiori, ma questo succederebbe anche per calciatori che magari non avevano la residenza, diciamo così, nelle Cesere, ma magari anche Baresi o altro resto. Sicuramente abbiamo scelto Novoli degli elementi importanti che magari, diciamo così, questo purtroppo succede, no? Un giocatore argentino magari di quello spessore possa avere un costo magari minore anche di un calciatore italiano, di più chiaro, c'è anche questo tipo di situazione. Quindi si cerca sempre di far quadrare il budget, ovviamente affidandoci alla persona che normalmente fa questo di mestiere, che come dicevo è il direttore sportivo. Comunque con i nostri ragazzi, soprattutto sono dei grandi professionisti come tutti, però lontani da casa è ancora più difficile. Abbiamo stretto degli accordi, abbiamo fatto tornare a casa, abbiamo cercato di prendere dei voli, già di bloccare dei voli che costano poi subito dopo gennaio, sempre per tenerci pronti. Poi se questo non accade, fa niente. Abbiamo fatto questo, voglio dire, noi ci crediamo che possa ripartire, perché sarebbe veramente triste pensare di non ripartire dopo aver giocato sì e no neanche quattro partite. Tra l'altro stavamo facendo bene, per cui ci è rimasto l'amaro in bocca, ma proprio in generale per la voglia di fare sport, per la nostra passione. Quindi speriamo che ricominci e magari riusciamo anche a far bene, chi lo sa. Grazie, grazie alla presidentessa del mattino, grazie per essere stata con noi e ci risentiamo quando tutto comincerà. Grazie a voi e rimango a disposizione. Un saluto a tutti, buona serata. Grazie. Ah, Ciao. buonasera. Grazie. Vito, che dovrei ritrovare subito, possiamo parlare di Serie D e partiamo dal Nardò, Vito, perché tra pochissimo avremo un ospite del Nardò. Guarda, Giuseppe, Nardò in questo momento per me non è più una sorpresa. Una squadra che da quattro gare non subisce gol, che in quattro gare ha messo in cascina 10 punti, quindi ha intrapreso un ritmo non nemmeno da playoff, da promozione diretta, e che soprattutto è stata brava ad isolarsi, a evitare gli errori dello scorso anno e a ripartire con un tecnico non emergente, debuttante, il che è diverso. Io credo che meriti tutte le aperture di credito di questo mondo, perché veramente Nardò mi sta sorprendendo. Ha vinto a Fasano domenica, aveva vinto contro il Casarano, aveva strappato un punto contro l'Aversa, che proprio nella giornata di ieri ha stravinto a Fasano per 3-0. Poi parleremo anche del Fasano sicuramente. Complimenti, complimenti alla formazione Granata. Sì, tra un po' parleremo anche del Fasano che peraltro ha giocato poi ieri, perdendo nuovamente 0-3 in casa, partiva però da 0-1. Con la regia, come sempre inappuntabile, di Michele Marchitelli, se è possibile andrei proprio a Nardò, da Crocifisso Cancelli, che è uno dei calciatori sicuramente anche con insomma, più promettenti di quelli che stanno venendo fuori meglio da questa squadra, da questo Nardò e che ci verrà probabilmente a brevissimo anche a raccontare quali sono i segreti di un allenatore emergente come Ciro Danucci, di un allenatore alla sua prima esperienza non solo in Serie D ma in assoluto, visto che l'anno scorso era il capitano di questo Nardò e di è una serie di, poi di fattori, dalla difesa che funziona a tutto il resto, a una squadra che sta lavorando bene, è una squadra che passo dopo passo sta continuando a crescere e sta continuando ad avere buoni risultati. Se ricordo bene, Vito, sono quattro partite senza subire gol. Vito, che posso anche soltanto sentirlo, sono quattro partite senza subire gol, se ricordo bene. Quindi, insomma, Sì, ricordi benissimo. ecco, sicuramente questo può essere questa l'arma in più di una squadra come il Nardò, Vito. Sì, noi facciamo sempre un ragionamento in merito. Il Nardò comunque è reduce da una retrocessione. Poi, al di là delle motivazioni, comunque a maggio è stata decretata la retrocessione del Nardò.
La società si è appellata in tutte le sedi possibili e immaginabili per cancellare quanto accaduto a tavolino, praticamente. È stata poi ripescata e non era facile ripresentarsi con questo magone qui sulle spalle, perché sicuramente Nardò partiva, può partire esclusivamente con ambizioni di salvezza. Io penso che di questo passo probabilmente incapperà in altri periodi negativi, però io penso che Nardò già alla fine del girone d'andata possa quantomeno aver costruito un 70% di questa salvezza. E nel girone H, anche tra le pugliesi, vedo squadre di parecchio, di gran lunga inferiori, non soltanto tecnicamente, ma soprattutto a livello di organico, perché Tra l'altro, non Vito, riescono a scusami se ti interrompo, ingranare. dico anche da un punto di vista poi di organizzazione societaria, perché quello che mi ha colpito è che il Nardò, nonostante quello che quest'estate era praticamente diventato un dramma sportivo, un'ingiustizia contemplata da tutta Italia, è riuscita a venire fuori anche con l'organizzazione, con la società. Abbiamo crocifisso Cancelli, credo. Ci sei? Sì, buonasera a tutti. Ciao, eccoci, eccoci. Ciao, Allora, buonasera. Ti stavamo aspettando. Allora, senti, dicevamo, qual è il segreto di questo Nardò che funziona? Ma secondo me è una grande squadra, un grande gruppo. Il segreto sta in tanti elementi che con grande esperienza che ci sono quest'anno, che fanno crescere noi giovani e ci portano a stare sempre sul pezzo giorno dopo giorno in ogni allenamento e anche poi riportando tutto la domenica in partita. Vito. Ciao, buonasera. Tu lo Ciao, scorso buonasera. anno, ciao, lo scorso anno eri comunque a Nardò, quindi hai vissuto i due momenti, un Nardò disastroso lo scorso anno a inizio stagione, un Nardò straordinario all'inizio di questa. Ecco, quali sono state secondo te le differenze che hanno influito in questo momento affinché il Nardò non commettesse più gli errori passati e diventasse squadra già dall'inizio e non come successe lo scorso anno a partire da novembre, quando però eravamo già praticamente a metà girone d'andata, forse anche oltre? Sì, ci sono state tante differenze rispetto all'anno scorso. Appunto, l'anno scorso comunque eravamo una squadra molto, molto più giovane rispetto a quella di quest'anno. E secondo me la differenza, ripeto, l'hanno fatta molti innesti di questo. Credo che di non sentire più. Crocifisso, no, forse. Sentite? Ok, non ti abbiamo sentito per 10 secondi. Prego, continua, Ok, concludi pure. dicevo la differenza secondo me rispetto all'anno scorso sta che l'anno scorso eravamo una squadra molto più giovane rispetto a quella di quest'anno e la differenza l'hanno fatta gli innesti di quest'anno con gente con tanta esperienza, con tanti anni di carriera alle spalle, è tutta un'altra cosa quest'anno secondo me, dai. Vito, un'altra domanda tu, poi mi aggiungo anch'io. Sì, secondo te può aver influito anche la decisione da parte della LND di confermare le quote under identiche allo scorso anno? Perché fondamentalmente un classe 99 ha già un altro anno di esperienza in più e resta comunque under, ancora di più i 2000-2001. Ma guarda, io parlo per me che sono un 99 e quest'anno lo rifaccio l'anno da under. E sinceramente l'anno scorso posso dire, avevo più responsabilità perché quest'anno la verità non mi sento proprio un under perché sono più abituato, diciamo, a queste partite, a questo campionato ormai rispetto all'anno scorso. Dove credi che possa arrivare questo Nardò, secondo te? Secondo me questo Nardò può arrivare in alto perché mi sono reso conto gli ultimi 2 mesi in cui abbiamo lavorato che c'è una grande squadra alle spalle per tutti, quindi secondo me lavorando giorno dopo giorno a fine campionato potremmo toglierci molte soddisfazioni. Danucci da compagno di squadra ad allenatore, cos'è cambiato?
È cambiato tanto. Io non nascondo i primi giorni che sono arrivato, non ci credevo nemmeno. Avevi difficoltà a chiamarlo mister, lo chiamavate forse ancora Ciro. No, vabbè, l'ho sempre chiamato mister quest'anno, però sì, la verità sì, i primi giorni è stato un po' difficile. Va bene, grazie, grazie a Crocifisso Cancelli, in bocca al lupo per il campionato, ci risentiamo e ci rivediamo. Va bene, grazie a voi. Buona serata. Grazie. Vito, anche dalla tranquillità che noi ogni settimana abbiamo un ospite del Nardò, un tesserato del Nardò, anche dalla tranquillità che vediamo in questi ragazzi, capiamo che le cose girano nel verso giusto. Sì, quest'anno si è costruito realmente un bel gruppo. Lo scorso anno, sinceramente, stentavo a credere che il Nardò potesse salvarsi. Poi non si è salvato, ma per altre ragioni e non perché il Nardò non fosse in linea, perché comunque da novembre in poi la squadra granata ha ricominciato il suo campionato ed addirittura per certe giornate aveva perfino raggiunto la salvezza. Complimenti, questo è frutto di programmazione, è frutto di una società seria che vuole fare le cose per bene, che alla prima difficoltà non si è disunita, questo è un aspetto molto importante. Fondamentalmente, bravi, bravi a Nardò, alla società, alla squadra, allo staff tecnico, secondo me può essere la sorpresa, se non lo è già, di questo campionato. Vito, mi dai il tuo parere anche sul Taranto, così chiudiamo così questa prima parte, sul Taranto che si fa riprendere. Domenica gioca a Ginosa, peraltro, eh. Sì, domenica gioca Ginosa per l'indisponibilità dello Iacovone. Guarda, Giuseppe, a Gravina si è rivista la stessa prestazione di Casarano, cioè un Taranto che fino al 95esimo non ha rischiato praticamente nulla, una squadra compatta, organizzata. Poi a Casarano è successo per stessa ammissione poi dello stesso DS Montervino che insomma si è deciso di non cambiare, di non inserire un difensore in più agli ultimi secondi e quindi è giunto il gol per una disattenzione difensiva o meglio per un errore individuale. A Gravina il Taranto ha inserito Gonzales all'89esimo, che non è il primo arrivato. È vero sì che faceva il suo debutto in rosso-blu, però comunque non è l'ultimo arrivato, un difensore di caratura importante. È stato bravo anche il Gravina perché quel calcio d'angolo al 96esimo solitamente si tira al centro dell'area e chi si è visto si è visto. Il Gravina addirittura ha costruito un'azione. Poi ci sono anche dei meriti del Taranto che ha consentito al Gravina di tirare da quella posizione, in particolare a Ficara. Tiro di Ficara è passato in mezzo, credo, a non so quanti Sì, è calciatori, vero. probabilmente 99 volte su 100 veniva intercettata quella sfera. È andata bene al Gravina, punto secondo me. Fondamentalmente anche meritato per l'impegno che ci ha messo, però il Taranto tecnicamente è stato superiore Però sia a Casarano che a Vito sono Gravina. 4 punti adesso, persi così. Due Certo, più due. il Taranto ha perso la vetta, cioè diverso è il fatto perché comunque il Sorrento è primo con 16 punti e quei 4 punti avrebbero proiettato il Taranto in vetta alla classifica. Sarebbe stata un'iniezione di fiducia impressionante per la formazione di La Terza, che invece domenica contro La Terza giocherà con il coltello fra i denti, ma soprattutto con il timore di non vincere, perché poi non vincere domenica contro La Terza sarebbe un disastro, o essere recuperati in quella maniera lì. Non deve diventare una consuetudine, il Taranto le partite le deve chiudere, perché altrimenti si rischia di buttare in aria punti. Allora, Vito, ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità, però non cambiate canale, restate con noi perché tra pochissimo torniamo. Abbiamo ancora tanto di cui parlare perché avremo il direttore generale del Molfetta con noi, Bufi, e il direttore sportivo del Cerignola, dell'Audace Cerignola, Elio Di Toro. Tutto però tra pochissimo dopo questo break pubblicitario. Nuovamente in diretta, nuovamente la Puglia nel pallone, nuovamente buonasera e buonasera a Vito Di Noi in collegamento come sempre per tutta la puntata insieme a me, giornalista di Tutto Calcio Puglia, il Corriere dello Sport e ovviamente Canale 85. Ciao Vito. Rieccoci, Giuseppe. Sì, rieccoci. Allora, Vito, da dove partiamo nella seconda fase? Da questo Casarano che ha vinto? Sicuramente Casarano è tornato al successo e l'ha fatto in maniera convincente contro una team Altamura che insomma è una squadra compatta che fin qui ha dimostrato realmente ottime qualità. Casarano, rispetto al Taranto, ci colleghiamo un po' alla parte finale della Certo. prima parte.
scusa il gioco di parole, è stato più bravo a soffrire perché sul 2-1 la team Altamura comunque ha pressato il Casarano, però poi l'ha chiusa, cosa che il Taranto invece non ha fatto. Difatti la classifica in questo momento è frutto delle disattenzioni negli ultimi secondi del Taranto e di un Casarano che dopo il pareggio proprio contro il Taranto vuole riscattarsi, vuole dimostrare che quanto si dice sulla rosa a disposizione di Peola sia effettivamente valido, quindi si tratta una squadra forte, compatta, che punta al salto di categoria. E poi aprire una piccolissima parentesi sul Sorrento, che insomma ha incappato nella prima sconfitta stagionale, sì, probabilmente nella gara giocata meglio all'inizio della stagione, 4-3 contro il Lavello di Zeman, che conferma insomma di essere degno figlio del padre Karel, perché comunque la difesa non è una priorità in casa Zeman, lo è l'attacco, e difatti il Lavello è il miglior attacco del campionato e secondo me può dire la sua anche in ottica primato. Sì, ecco, probabilmente non è partito bene, ma può uscire, può venire fuori alla lunga il Lavello, vero? Guarda Giuseppe, alla fine il Lavello ne ha persa soltanto una. Sì. E comunque ha comunque vinto 3 volte e pareggiato altrettante, quindi è un Lavello secondo me che può assolutamente dire la sua. Quest'anno le Lucane, che solitamente sono un po' le outsider del campionato, alcune lottano per la salvezza, quest'anno le Lucane sono veramente forti, Picerno e Lavello soprattutto, ma anche il Francavilla Insigni credo abbia 10-11 punti in classifica, 11, Guardora sono, sì, 11. Sono numeri importanti, quindi la Basilicata realmente si sta riscattando a livello di organici, complimenti a loro. Tra poco avremo invece il direttore generale del Molfetta Bufi, che andremo a con cui andremo a commentare un po' la situazione e il momento di un Molfetta che domenica scorsa non ha giocato a causa della partita rinviata al Fanuzzi di Brindisi. Avrebbe dovuto giocare contro il Brindisi che però aveva una serie, in questo caso 5 in totale, 4 calciatori e un membro dello staff positivi al coronavirus, e che quindi aveva chiesto addirittura nella tarda serata di venerdì, tra venerdì e sabato, il rinvio della partita, e l'aveva poi ottenuto. A questo punto, anche per concentrarci un attimo in ottica Brindisi, mentre spero sia pronto a breve il collegamento, proviamo a richiamarlo nel caso in cui non dovessimo riuscire ad averlo subito. Dicevo, anche in ottica Brindisi che però domenica dovrebbe giocare ad Altamura contro la team allo stadio D'Angelo, almeno queste sono le cose che è quello che emerge per il momento, anche se non si ha ovviamente conferma di questo. Prima ne abbiamo già parlato proprio in fase di apertura con le flash news, chiamiamole così, sul calciomercato, sul mercato di Serie D, parlando proprio del Brindisi e di questa rivoluzione in atto, una rivoluzione ovviamente e purtroppo per i tifosi del Brindisi e per gli amici di Brindisi al ribasso. Vito. Sì, credo che abbiamo il direttore però, Giuseppe. No, perché non lo vedo. Sì. Salve. Eccolo. Cioè, eccolo. Lo abbiamo adesso. Buonasera, direttore, bentornato sul canale 85. Salve, sono in macchina purtroppo perché sugli orari non ci siamo ritrovati. Allora, direttore, un commento flash: non avete giocato domenica, siete pronti per la prossima? Sì, diciamo avremmo preferito giocare, però purtroppo insomma chiaramente per le motivazioni che conosciamo non è stato possibile, e da tanto tempo veramente che non giochiamo non vediamo l'ora davvero di essere pronti a giocare. Insomma, purtroppo sapremo domani eventualmente se ci sono problemi anche da parte della Puttolana, ormai faccio una battuta, non sappiamo se poi domenica giocheremo ancora, ma abbiamo grande voglia di giocare, certo. Vito. Sì, direttore, buonasera. Provando un po' a concentrarci su quello che è il calcio giocato e soprattutto l'aspetto tecnico, il Molfetta si è rinforzato tantissimo in attacco, Acosta qualche tempo fa, Strambelli di recente, La Carra praticamente nel pomeriggio ufficializzato. Ecco, non è più una squadra che punta soltanto a salvarsi rispetto ai nomi che avete insomma adesso in rosa.
Allora, Vito, non è una cosa di circostanza che dico, è davvero, davvero così. Allora, Acosta è stato un acquisto che noi abbiamo fatto perché ci mancava già, diciamo, l'avevamo già programmato un acquisto di un attaccante che non avevamo preso in quel momento perché non avevamo trovato, diciamo, l'occasione giusta e le caratteristiche giuste. Quindi Acosta non lo considero un acquisto fatto recentemente. Strambelli è un acquisto che noi abbiamo fatto non tanto per questa stagione, dove non sono cambiati assolutamente gli obiettivi, ma soprattutto per la prossima, perché noi abbiamo fatto un contratto con loro, con Nicola, biennale, perché l'anno prossimo vogliamo iniziare a costruire una relazione quest'anno, un progetto quest'anno, per poter fare l'anno prossimo un campionato più importante di questo. La Carna invece è un giocatore che abbiamo pensato di prendere perché volevamo rinforzare l'attacco e renderlo un po' più competitivo rispetto all'inizio, alle prime sei partite, dove invece abbiamo avuto qualche difficoltà. Quindi non mi va di dirti davvero frasi di circostanza. Noi quello che vogliamo fare è un campionato tranquillo in cui ci vogliamo salvare prima possibile e continuare ad avere questo genere di obiettivo. Vito. Direttore, tra le muramiche soprattutto, il Molfetta credo che siano da un paio d'anni praticamente che non perde più. Avete fatto un ruolino clamoroso, avete costruito lì la vostra promozione in Serie D. Fuori casa bisogna però migliorare perché non è ancora arrivato a un punto qui in Serie D. Ecco, se trovate l'equilibrio, questa salvezza che è il vostro obiettivo primario può arrivare probabilmente molto più in scioltezza. Sì, sì, Vito, sono d'accordo con te. Noi non perdiamo in casa dal marzo del 2019, quindi contro il Casarano, quasi due anni. Tra l'altro, prima di quella sconfitta, credo che forse addirittura forse abbiamo perso una partita negli ultimi due anni e qualcosa. Tra l'altro me lo ricordo bene quella sconfitta con l'Altamura per 1-0, che ci fu anche un espulso dopo 5 minuti. Insomma, fu una partita molto particolare. Sì, sicuramente in casa noi ci esprimiamo al meglio. È anche vero che l'anno scorso abbiamo costruito e anche quest'anno abbiamo costruito, però l'anno scorso avevamo veramente il pubblico che era il dodicesimo uomo in campo. Poi noi, Paolo Poli è grande come campo, lo conosciamo bene, ci alleniamo bene, ci crediamo e sicuramente vogliamo costruire la nostra salvezza su quel campo. Fuori casa dobbiamo migliorare, anche se poi noi fuori casa, a parte la 40 minuti contro il Lavello, nel quale effettivamente abbiamo avuto grosse difficoltà e Lavello ci ha messo davvero in grossissimo, diciamo, imbarazzo. Poi sia a Bitonto che a Sorrento, secondo me non abbiamo sofferto, un pareggio lo potevamo veramente tranquillamente prendere. E parliamo di due corazzate del campionato, come Bitonto e come Sorrento. Quindi credo che finora, insomma, stiamo facendo più o meno quello che dovevamo fare. Magari se avessimo avuto un punto o due punti in più sarebbe stato ancora meglio, però è quello che ci aspettavamo di fare. Adesso è chiaro che Strambelli è un lusso per la categoria, cioè, e quindi e sicuramente anche la Cave e la Costa rafforzano l'attacco. Mi auguro di cominciare a far punti anche fuori casa e quindi magari, insomma, arrivare a quella salvezza con un bel po' di giornate di anticipo per poterci poi divertire nelle ultime giornate. Direttore, domenica è molto lunga ancora, cioè veramente lunga. Certo. Direttore, domenica saranno 50 giorni dall'ultima partita. Beh sì, questo è un fattore. È un fattore che dovremo valutare, perché poi noi siamo allenati molto bene. Devo dire che la squadra sta bene, si è allenata bene, non abbiamo avuto particolari problemi. C'è qualche acciacco, ma è normale, perché poi durante il campionato può capitare. Nessun infortunio gravissimo, ma qualche contrattura, qualche botta, che magari per domenica qualcuno, insomma, potrà non essere disponibile, ma dovrebbero essere comunque tutti quanti arruolabili. Però il clima partita è un'altra cosa. Il clima partita è qualche cosa che... Mi sentite? Sì, sì, direttore, l'abbiamo sentita sempre, prego. Mi rendo conto che è qualche cosa di diverso, ed è quello che ti allena poi alla fine, quindi è qualche cosa che dovremo sicuramente valutare. Grazie, grazie al direttore del Molfetta Bufi, grazie davvero e buona serata. Grazie, buona serata a voi. Grazie, grazie direttore. Grazie. Vito,
Sì, Giuseppe, ci sono. Il Molfetta aveva avuto, aveva messo insieme l'aver sempre giocato senza mai rinvii fino all'1 novembre, quindi poi non aver partite da rinviare nel differimento delle giornate, e poi al ritorno in campo, giornate che erano 3 sono diventate, o meglio, settimane che erano 3 sono diventate 4, sono diventate 5, ritorno in campo e non giochi perché l'avversario c'ha positivi al Covid. Sì, il Molfetta è stato fortunato nella prima parte, probabilmente sfortunato nella seconda, però sono eventi ormai talmente all'ordine del giorno che potranno capitare in maniera veramente continuativa. Il direttore faceva riferimento a un aspetto molto molto importante, ci siamo comunque allenati bene, quindi vuol dire che la squadra è sul pezzo, la squadra vuole tornare in campo il prima possibile. E secondo me domenica ha una ottima occasione per poter, insomma, fare nuovamente punti, ancora al Poli, anche se la Puteolana non è più la Puteolana di qualche mese fa, ma è una Puteolana praticamente rinforzata in tutti i reparti, guidata da un'ex conoscenza del calcio pugliese, Grimaldi, ex Gerignola, che a centrocampo può contare su Catinali, appena, che è appena rescisso da Gravina. Insomma, non sarà semplice, però comunque in casa il Molfetta ha dimostrato, che non ce n'è quasi per Sì, lo nessuno. dicevi tu, tra l'altro, storicamente ormai negli ultimi anni. Dovremmo avere Di Toro a breve, eh? Lì c'è un Cerignola Bitonto, Vito, che Sì, è una insomma, partita molto, molto sentita, perché sì, comunque qualche certo. anno fa valeva la Serie D, credo due Guarda, stagioni fa. valeva anche la C, cioè c'è stato anche Valeva, sì, c'è stato un probabilmente sì. breve, molto breve periodo nel quale comunque valeva anche la Serie C, nel quale comunque era una partita di altissimo livello in Serie C. Cerignola che quest'anno, l'abbiamo detto più volte, ha un po' ridimensionato i propri programmi sotto alcuni punti di vista, però comunque ha costruito una squadra più che dignitosa. Non era partita bene in realtà il Cerignola, ma poi ha trovato una piccola svolta. Credo comunque di poter ascoltare Vito. Sì, è riuscito a svoltare perché non era semplice. Cerignola è stata una delle società più colpite dal coronavirus e sicuramente ripartire non sarebbe stato facile per nessuno. La vittoria contro il Portici è stata fondamentale, ma è stato ancora più fondamentale, secondo me, e probabilmente lo chiederemo anche al direttore a breve, avere Malcore. Malcore sta trascinando questa squadra. Mancava la punta, l'hanno presa praticamente così sul finire del mercato, tra virgolette, estivo, che si è concluso il 30 ottobre. E adesso il Cerignola ne sta giovando perché Malcore è un attaccante che con la Serie D ha poco a che fare, però ha voglia di rivalsa. Quindi, secondo me, può tornare ai livelli di Nardò e Manfredonia, ne sono abbastanza certo. Sì, noi proviamo a rintracciare nuovamente il direttore Di Toro. Vito, magari se vuoi anche avvisarlo, così lo troviamo poi. Sono d'accordo con te, nel senso che comunque intanto quella vittoria è significata una vera e propria svolta su una squadra che in quel momento sembrava poter avere qualche difficoltà e che invece poi è venuta fuori e lo ha fatto. E lo ha fatto anche bene. Certo, scontro diretto col Bitonto diventa, meglio, scontro diretto, lo scontro col Bitonto, questo derby col Bitonto diventa importante. Il motivo è molto semplice, perché tra l'altro il Bitonto è un'altra squadra che ha bisogno di far vedere anche di che pasta è fatta, perché per il Bitonto, dopo un avvio non facilissimo, però dopo aver costruito una squadra importantissima, i vari Pozzebon, Alex Sirri e calciatori vari, tra cui adesso tra l'altro anche il Bitonto stava provando a riportare in bianco-verde, in nero-verde, scusate, il centrocampista Biason, che l'anno scorso aveva vinto in campionato con Taurino in panchina. Dicevo, il No, Bitonto hanno preso Palazzo. ha preso Palazzo. Vito, se puoi per favore avvisare Di Toro, così lo chiamiamo, perché abbiamo tempi veramente strettissimi, vedo che non ce l'abbiamo ancora. Il direttore è stato avvisato, credo che a brevissimo sarà con noi. Ok, perfetto, perfetto. Quindi proviamo a richiamarlo dalla regia, così vediamo di avere il direttore del Cerignola, direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro. Dicevo, eccolo, ce l'abbiamo infatti, perfetto. Direttore, buonasera.
Sì, buonasera a tutti, ce l'abbiamo fatta. Ti stavamo aspettando Buonasera, e tu hai aspettato noi per un po'. Direttore, dicevamo, questa partita col Bitonto diventa una partita importante anche per capire le vostre ambizioni, ma soprattutto, a che punto siete. è una partita importante, come del resto lo sono tutte quelle partite che affrontiamo. Sicuramente una partita che potrà dare anche una misura e una dimensione a quella che è la nostra fase di crescita, che è il nostro percorso che abbiamo iniziato da un po' di tempo a questa parte, per cui valuteremo poi in base a quella che sarà chiaramente la prestazione e poi la conseguenza della crescita e dell'eventuale poi risultato finale. Vito. Ciao direttore, buonasera. Ciao. Ti faccio due domande. La prima di natura esclusivamente tecnica. Vi Sì. mancava la punta che concretizzasse le tantissime occasioni che avete creato anche quando non avete vinto? Adesso ce l'avete, si chiama Giancarlo Malcore. La seconda riguarda soprattutto il mercato. Il Cerignola interverrà ed eventualmente dove? Allora, noi effettivamente con Giancarlo abbiamo potenziato la fase, il parco attaccanti che abbiamo, che è di tutto rispetto perché Tedesco, Leonetti, Verde e Giancarlo stesso sono degli attaccanti sui quali noi crediamo molto e sui quali abbiamo investito. Sicuramente la loro competitività, alzerà anche il livello poi del loro rendimento e anche poi quello della squadra. Chiaramente Giancarlo è un ragazzo che conosco da diversi anni, è un ragazzo che ci sta dando un contributo importante a suon di gol, è un giocatore importante e insieme agli altri tre sicuramente costituiscono un parco attaccanti che ci darà soddisfazioni. Per quanto riguarda l'aspetto generale del mercato, in questo momento noi siamo in una fase dove siamo assolutamente sicuri e certi di quelli che sono i componenti della squadra. Non abbiamo necessità di essere veloci e soprattutto di intervenire in questo momento. Stiamo cercando di alleggerire qualcosa numericamente. Vedi Carriero che con molta probabilità faremo a Picerno, Battista stesso che andrà sicuramente alla Torres. Ecco, in entrata dobbiamo valutare strada facendo. Al momento non abbiamo necessità impellenti di prendere giocatori perché siamo fiduciosi e stimiamo nella maniera più assoluta tutto il parco giocatori che abbiamo in rosa. Direttore, tornando un attimo al campo, tre risultati utili consecutivi, prima una vittoria, poi due pareggi, però due pareggi contro due squadre fortissime come Picerno e Lavello. Sì, abbiamo fatto, diciamo, dalla sosta del Covid, tre partite importanti e una vittoria che ci serviva per tirarci fuori anche da una situazione di classifica che secondo me era penalizzante oltre misura. Abbiamo affrontato due gare su due campi difficilissimi, con due squadre attrezzatissime e direi che le abbiamo affrontate anche con una personalità e con una determinazione di livello importante. Credo che questo deve essere sintomatico di quella crescita di cui parlavo. Ci auguriamo che questa avvenga sempre giorno dopo giorno e che possiamo acquisire quella mentalità che ci deve portare a un percorso sia di risultati che di prestazioni sempre più diciamo di crescita, di futuribilità, di importanza anche e di costruzione. Vito, un'ultima domanda per il direttore. Sì, più che una domanda è un'osservazione. Direttore, il calendario vi ha proposto prima il Picerno e poi il Bitonto. Sappiamo che non sono gare come le altre per il Cerignola per quello che è accaduto dal punto di vista degli eventi, della giustizia sportiva e quant'altro. Insomma, il Cerignola senza quella combin, o comunque se la giustizia sportiva fosse stata più celere, probabilmente avrebbe potuto giovare di una promozione che forse avrebbe anche meritato. Beh sì, l'ironia della sorte ci ha messo di fronte a questa situazione. Allora,
Non voglio toccare cose che purtroppo è rivangare il passato che hanno dato tanta, tanta, tanta tristezza e delusione alla piazza di Cerignola e soprattutto alla società. Mi dico solamente che per la piazza, per la società, sicuramente non sono due partite simili alle altre. Per noi devono essere anche un modo per dimostrare anche che la dignità si conquista sul campo e che si faccia una partita che debba rappresentare e onorare quella che magari è stata una situazione che ha paralizzato la città. Di certo è che faremo di tutto per determinare un risultato importante per il Cerignola, ma poi alla fine, voglio dire, il campionato è andato e certo che sarebbe da sottolineare che la giustizia sportiva purtroppo non ha una dimensione secondo me corretta, non solo per questo caso, proprio in generale, perché andrebbero comunque cambiate le dinamiche, perché non è concepibile che a prescindere da, ripeto, Cerignola, Picerno, Bitonto, le cose che accadano debbano essere poi giudicate in tempi e in modi diversi. Questo non è una cosa concepibile per lo sport in generale. Ho divagato un attimo per dire una cosa importante. Credo che poi alla fine lo sport debba essere affrontato al momento, no? Che sia un risultato che si evince da una partita e che si faccia con lealtà e correttezza. E se accade qualcosa che non rientra in questi termini, debba essere subito affrontata. Niente, mi auguro comunque di fare una partita importante domenica. Adesso, a prescindere da Bitonto, Picerno, chi che sia, noi abbiamo bisogno di fare il nostro campionato e di fare partita dopo partita il nostro percorso. Grazie, grazie al direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro, grazie e buona serata. Buona serata e grazie a voi. Grazie, direttore. Vito, siamo veramente in chiusura, stiamo per sforare, un'ultima tua considerazione, random. Mi auguro che innanzitutto domenica si giochino 9 partite, tutte quelle in programma. Sì. Poi vorrei fare una piccolissima parentesi sul Fasano, non oltre un minuto. Credo che sia il momento più complicato della gestione d'Amico in Serie D. Quindi da 3 anni a questa parte il Fasano aveva trovato delle difficoltà importanti anche nelle categorie regionali. Però ieri in conferenza stampa ho visto un Amico veramente abbattuto. Non mi era mai successo di vedere una scena simile. Pare ci sia stata anche qualche contestazione nei suoi confronti. Legata soprattutto alle scelte tecniche di questo inizio di stagione, nel post la terza, ecco, diciamo così. Sicuramente il Fasano, auguro al Fasano di riprendersi, però la situazione è un po' complicata. Gli alibi adesso sono, non dico finiti, ma quasi. Il Fasano ha ancora una gara da recuperare, però deve cambiare l'atteggiamento perché la gara contro l'Aversa l'ho seguita via streaming, quindi magari non posso nemmeno giudicare perché non ero presente, però ho visto degli errori frutto soprattutto della tensione del momento. Catalano aveva detto in conferenza stampa alla vigilia che il Fasano non doveva lasciarsi assolutamente influenzare dal contesto, della classifica e tutto quanto, però in campo poi si è visto altro, visto un Fasano un po' contratto, una squadra che aveva paura. L'Aversa non ha fatto praticamente nulla, ha soltanto sfruttato quel poco che le è capitato. Fasano deve riscattarsi senza se e senza ma, perché la situazione adesso è veramente complicata. Poi, soprattutto in questo periodo, dove non conta soltanto l'ambito tecnico e psicologico, ma soprattutto bisogna fare i conti con l'emergenza sanitaria. Certo, grazie a Vito Di Noi per essere. Grazie, grazie a te Giuseppe. Vito, giovedì è la vigilia di Natale, quindi ci rivediamo. Guarda, si gioca il mercoledì, poi magari facciamo un riassunto diverso, però comunque poi commenteremo anche la giornata dell'antivigilia. Assolutamente, assolutamente. Grazie a Michele Marchitelli in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Buon Natale, tra l'altro, e ci rivediamo presto, molto prima di quanto non immaginiate. E soprattutto, non cambiate canale, restate sul canale 85, la casa del calcio pugliese e non soltanto. Ciao!